Allora, si può prescindere quando si sente dalla musica con un testo, dal testo? Beh, sì. Se la canzone è in cinese, in coreano, in arabo e noi non capiamo una parola. E se la musica è molto accattivante. Però non possiamo scindere ciò completamente. Vi faccio un esempio. Quando voi mangiate qualcosa, una parte e viene servita, cioè quello che è l'aspetto, chiunque abbia visto, anche se per me non è importantissimo, però non possiamo dire che un piatto buttato lì sul piatto, cioè una pietanza buttata lì sul piatto, è uguale a una presentata in modo acconcio. Vabbè, ma in fondo mangi, non guardi, cioè non guardare è come dire io sento una canzone con un testo e non la capisco. Quindi dice, ma se uno è cieco allora? Vabbè, se uno è cieco allora, queste sono dimostrazioni ad assurdo. Ovviamente per tanti tipi di musica non è importante. Quasi tutte le canzoni jazz, il testo noi ce ne freghiamo, però dobbiamo anche dire che quasi tutte le canzoni jazz sono per lo più suonate strumentalmente e molta gente non capisce in inglese. Però se c'è un testo, una canzone, il testo va con la canzone, non c'è niente da fare. Non si può prescindere dalle canzoni di Battisti senza Mogol, cioè allora noi prendiamo la musica per quanto sia sicuramente importante, ma se noi prescindiamo dal testo, ma allora non mettiamo un testo nella musica. Ragazzi, vi do degli esempi. Giovinezza, prima mia era di bellezza. La canzone è pure accattivante, ma non la canta più nessuno. Perché? Perché è collegata a un testo che si riferisce a un qualcosa che... faccetta nera. Bella! Accattivante, ma chi cazzo la canta Faccetta Nera? Vabbè, ma il testo si può cambiare. Ma fino a un certo punto ormai è identificata con quella cosa là. Fino a qui ci siamo? Io non dico che, anzi, per me la musica conta forse normalmente tantissimo, però non si può dire che, no, che come ha scritto una persona, giudicavi Lou Reed, Rolling Stones, Sex, a parte che non li conosco perché sentivo altri tipi di musica, più che altro, Bowie, sì, a Bowie c'erano le canzoni che sono famose, però se adesso cantano canzoni Sex Pistols, adesso io non saprei cantarla. Perché non è che tutti sanno tutto di tutto. E drogati Hendrix e Mauricio, anche per quello che erano per i loro testi. Sì, perché se io quella lingua la conosco, non posso. Cioè, ragazzi, il testo è importante. Specialmente in Italia. Parliamoci chiaro, quando io sento una canzone, se riferiamo ai Maneskin, no? Con dei testi assurdi, perché parliamoci chiaro, sono assurdi, e come si propongono come gruppo? Calma, ti ho detto di guardarmi finito il tempo di nasconderti dietro questi angoli, adesso dimmi dove corri, perché ansimi. È tutto un po' assurdo e dà l'idea, vabbè il rock è così, di essere controcorrente, sì, però non, l'immagine di un gruppo è importante. Cioè le canzoni dei, perché le canzoni dei Beatles avevano, perché non solo la musica era importante, ma anche il testo. Poi ci sono delle canzoni dove il testo è ancora più importante della musica. La musica
diciamo, si mette dietro rispetto a un testo importante. È sempre una, no? Non si può prescindere da quello che è un aspetto letterario. Poi ci sono le persone come me che si occupano di lingue, anche se non sono, però voglio dire, hanno una sensibilità anche per quello che è la parola, la fascinazione della parola, il ritmo della parola. Noi prendiamo che anticamente la musica è la parola in lingue come il latino o il greco. Non potevano esistere l'una senza l'altra, perché erano lingue che avevano un ritmo con vocali lunghe e vocali brevi. Questa scissione si è avuta dopo, e il ritmo e la parola vanno insieme anche attualmente in un modo diverso, ma nella poesia. Non ce ne frega un cazzo di te e il tuo gruppo con cui mangi, strisci, preghi e vomiti. A noi il coraggio non ci manca, siamo impavidi, siamo cresciuti con i lividi sui gomiti. Non ce ne frega un cazzo di te. Cioè, le canzoni dei Beatles. Perché i Beatles sono una cosa? Io non sono un esperto proprio dei Beatles, però posso. Cioè, all'inizio erano canzoni, ma poi hanno. Cioè, la magia di una canzone è quando la musica e il testo si sposano, perché era qualcosa di indissolubile. È difficile che una canzone, specialmente nel campo pop, rock e anche country, con un testo debole abbia successo. Cioè, io canto country, una cosa che mi piace del country è il testo. Ora, una canzone dei Maneskin hanno un testo che a me è ributtante. Cioè, non c'è una canzone in cui non c'è questo senso quasi di rigetto di tutto ciò che una società. Cioè, loro si pongono come dei ribelli, però dicono e assumono delle mentalità che sono le mentalità dominanti, cioè, o le mentalità che la società vorrebbe che fossero dominanti, cioè i mass media, la cultura di sinistra e roba del genere, tipo lui che il cantante che va in giro con una borsetta e la gonna. Ma cosa mi rappresenta? Voler apparentemente essere dirompenti facendo qualcosa che nessun giornale, nessun telegiornale mai disapproverà dichiarare immediatamente di essere vaccinati. Ecco. Poi chi non riesce a capire questa cosa qui, specialmente in musica come il rock, dove è importante il messaggio, il testo. Perché il rock si è collegato anche alla politica, alla rivolta, alla ribellione. Un gruppo completamente, da questo punto di vista, falsamente ribelle. Non mi può dire che tutto questo discorso non ha senso, perché le canzoni. Cioè, tu perdi tantissimo. Allora fai una cosa, fai scrivere i testi degli altri. Anzi, ma se ci sono grandi parolieri. Anche nella musica, anche nel. Cioè, non è che Mozart, che era Mozart, diceva vabbè, sono Mozart, adesso le parole ce le metto io. No, aveva dei librettisti. Ecco, questo io volevo dire, perché dire
pretendo carenza da ragazzi di 20 anni catapultati dal nulla sulla vetta del mondo? Io non pretendo niente, io giudico la musica per quella che è. Loro hanno avuto successo e fanno dei predicozzi. La differenza non esiste. Non esiste differenza fra uomo, donna, gay. Siamo tutti uguali, certo. Siamo tutti uguali vuol dire un mondo appiattito. E a me non piace. Catapultati da nulla sulla vetta del mondo. Io vedo quanto dura. Oltre a pretendere che la pensino come te pure sul vaccino. Non è sul vaccino, è su tutto. È una cosa che io percepisco come falsa. Avrò il sentimento di a me non piace. Poi io non sono, non metto, io quel tipo di musica non è la mia musica preferita, quindi non la metterei in qualsiasi caso. Ma che devo sentire della musica? Ma scusa un secondo, ma tu ti mettereste mai un disco bellissimo in cui inneggiano a cose che a te non piacciono? O no? Cioè il testo conta, cazzo. Eric Clapton ha fatto un disco, ha fatto delle canzoni contro questa situazione, contro il lockdown. Ah, tu pretendi che Eric Clapton, così vecchio e rincoglionito, abbia coerenza? Ma a 20 anni, cazzo, a 20 anni non sei un coglione. Puoi scrivere, ma adesso diamo la colpa a 20 anni. Io sono stato alle manifestazioni, c'erano gente, quasi tutti no, di 20 anni, perché purtroppo a scuola non gli insegnano niente, anche di spirito critico, ma uno a 20 anni, c'è tanta gente a 20 anni che ha scritto delle cose eccezionali. Ma poi, voglio dire, chi li consiglia, che scrivono quelle cose là, loro sono stati, voi credete che questa gente sia possa stare alla vetta del mondo occidentale nostro? Perché io voglio vedere in altri paesi chi se li Maneskin, avendo dei testi come quelli. Se la società fosse diversa, i maschi non sarebbero ultra pompati. Poi, se uno gli sta bene soltanto a sentire le musiche, io non riesco a immedesimarmi in una musica in cui una persona, che ne so, dice delle cose che a me sono ributtanti. Nell'estremo, ecco. Non si può dire, vabbè, ragazzi. Allora perché la gente, anche quelli che sentono i Maneskin, che non sono in lingua italiana, vanno a vedere i testi, vanno a vedere quell'altro, controllano il significato? Perché ha un senso. Ragazzi, levare la canzone del proprio testo è come dire, io voglio piegare, c'è un significato particolare, e questo è il bello della canzone, perché unisce la musica a un significato, che è il significato linguistico. Ovviamente adesso sto facendo una lunga disquisizione, ma ha senso farla quando hai il tempo, cioè i minuti per parlare, 13 minuti, ma fare disquisizioni con dei post non un commento, io dico, essendo anche in inglese, giudico una canzone anche dal testo, come tutti d'altra parte, è ovvio. Altro non da dire, non fisisco dell'ovvio. Adesso sto disquisendo dell'ovvio, diciamo, ma in un video. Va bene, questo volevo dire. Adesso non me ne frega niente dell'ira dei seguaci, dei Maneskin. Non ho fatto nessuna disquisizione musicale, perché il contendere era sui testi, però ho dimostrato, credo, che chi sente una canzone e prescinde dai testi vuol dire che o non capisce la canzone oppure non ha una sensibilità, diciamo pure, un'intelligenza letteraria, e quindi un bambino di 5 anni probabilmente non,
Non per... Ma infatti questo l'ho capito perché tante canzoni che io sentivo da piccolo hanno assunto un significato dopo, perché ho capito. Se vogliamo rimanere come dei bambini di 5 anni, questo che la nostra società vuole, bene, per me non sta bene.